Oggi, domenica 18 dicembre, siamo una settimana da Natale, è una data, capisco, abbastanza complicata per tutti, ma essere qui così numerosi è sintomo della nostra voglia di dare un contributo alle nostre prologue, alle nostre associate e avere anche amici, che adesso andrò a citare, che non vengono solo dalla Basilicata, a portare la loro testimonianza di vicinanza, di voglia di collaborazione, in un termine molto comune, di voglia di sinergia qui oggi a Tito è davvero un punto di ripartenza basilare per tutti noi delle prologue di Basilicata. Dobbiamo innanzitutto ringraziare il sindaco di Tito che è qui a fianco a me per averci, Graziano Scavone, un applauso al sindaco per averci onorato di questa sala che è vero, magari ci fa sembrare meno di quanti siamo perché siamo davvero in tanti, adesso fra poco vi daremo i numeri ufficiali, ma è davvero una sala accogliente e all'altezza dell'UPRI e del nostro lavoro. Dicevo gli amici presenti dai comitati limitrofi. Luigi Barbati, presidente del comitato UPRI Napoli, che tra poco porterà il suo saluto, Antonello Costravalle, consigliere nazionale UPRI Calabria, che ci sta raggiungendo, Toni Lucido, che dovrebbe essere arrivato perché mi ha chiamato poco fa per sapere dove era la location, presidente dell'UPRI Campania, Rocco Laugello, che è già qui con noi, presidente del comitato regionale UPRI Puglia, il maestro Menise, anche lui ci raggiungerà per un breve saluto perché è impegnato per lavoro, il nostro maestro Menise, lucano e direttore musicale nazionale dell'UPRI, Antonio Nicoletti lo abbiamo detto, e poi qui al tavolo con me il presidente nazionale Antonino Laspina, la nostra presidente facente funzione Saveria Catena, che merita davvero un grande applauso perché ha voluto gestire questo periodo di transizione, lo ha fatto in modo egregio e ne siamo tutti grati, il nostro sindaco l'abbiamo già citato e la nostra segretaria regionale UPRI Basilicata Rosa Fortunato. Con loro lasciatemi anche ringraziare l'amici del comitato, il consigliere regionale Michele Zuardi, il consigliere regionale Rocco Stasi, che era qui qualche anno fa, ecco, e il consigliere regionale Antonio De Licio, il nostro presidente Vincenzo Lo Sasso di revisione dei conti, scusa Vincenzo Lo Sasso della Provo di Tramutola, ecco Toni, UPRI Campania, ben arrivato presidente. E saluto il nostro candidato unico alla presidenza del comitato, che è tutt'oggi responsabile del Servizio Civile Universale UPRI Basilicata, Vito Sabrina. Ci sono, presidente, ci sono davvero tante prologue in sala, non le cito tutte perché rischierei di saltare qualcuno, ma davvero a tutti i nostri dirigenti, i nostri presidenti, un grazie di cuore per aver accettato l'invito a presenziare a questa assemblea. Allora, io andrei subito ai saluti del sindaco Graziano Scavone. Qui c'è dimenticavo sindaco, due persone, il vice sindaco di Tito Fabio Laurino è qui, lo salutiamo, lo ringraziamo perché è delegato anche in qualità di consigliere della provincia di Potenza dal presidente Giordano, e l'assessore al comune Figliolo. Allora lascio la parola al sindaco Scavone. Grazie, buongiorno a tutti, io do il saluto a tutti quanti voi e benvenuti da parte dell'amministrazione comunale di Tito. Spero, diciamo, che la giornata ve la troviate ospitale, insomma abbiamo voluto da subito raccogliere l'invito di Michele Zuardi, che saluto e ringrazio per di mettere a disposizione questa sala per la vostra assemblea. Lo abbiamo fatto intanto perché questa è una struttura comprensoriale, quindi diciamo quando possiamo la mettiamo molto volentieri a favore delle tante organizzazioni che operano sul nostro territorio, e l'abbiamo fatto in particolar modo in questo caso per le prologue di Basilicata. Insomma, dicevamo qualche minuto fa
insieme al presidente nazionale dell'UPI, che saluto, che diciamo, i comuni traggono tanto dalle proloco lucane, insomma, quando si tratta di sostenerlo, insomma, reciprocamente, è giusto che anche i comuni mettano a disposizione quello che abbiamo. Il lavoro delle proloco è un lavoro che viene apprezzato da parte non solo degli amministratori, ma dalle comunità locali, insomma, noi a titolo, diciamo, la nostra è un po', come dire, una fase un po' turbolenta, e però quando le proloco sono attive, stabili, consolidano la loro esperienza di promozione del territorio, prima ancora che di animazione culturale nelle comunità, la differenza vi assicuro che c'è e si vede, insomma, avere una proloco operativa, attiva, funzionante, è certamente un momento, diciamo, di arricchimento per, le, diciamo, per lo sviluppo locale. E allora, diciamo, l'augurio, insomma, oltre naturalmente di, a tutti quanti voi, di mantenere vivo un'esperienza associativa. Io stesso ho fatto parte della proloco di Tito tanti anni fa, insomma, quindi per chi di noi ha avuto il piacere, l'occasione di poter anche crescere in un contesto associativo, come dire, pieno di fermento, è certamente un'esperienza di arricchimento personale e anche, diciamo, di messa a disposizione della propria comunità, che credo poche associazioni riescono in qualche modo ad offrire. E quindi l'augurio a tutti quanti voi di mantenere vivo questi sentimenti, insomma, l'impegno che ci mettete quotidianamente in uno scenario che anche a seguito della pandemia, insomma, sta cambiando, sta facendo recuperare a tutti quanti noi l'importanza dello stare insieme, anche di chi, come voi, non perde occasione per costruire momenti, diciamo, di, come dire, di condivisione con la comunità. Pertanto l'augurio, appunto, che questa, che questo stimolo non venga mai meno in tutti quanti i soci della proloco e soprattutto, diciamo, nella parte degli organismi dirigenti, e naturalmente l'augurio anche da parte dell'amministrazione comunale di Tito, che anche a Tito si possa recuperare lo spirito più autentico delle proloco nel più breve tempo possibile. Naturalmente anche noi in questo con Michele ci siamo, diciamo, già un po' sentiti su questo argomento, e ovviamente considerato il periodo natalizio, insomma, non possiamo che augurarvi anche di trascorrere buone feste a tutti quanti voi. Ringrazio anche io l'assessore vice sindaco Fabio Laguina e l'assessore Figliuolo, l'ha fatto già chi presiede l'assemblea, insomma, ma è anche grazie a loro che questa mattina, insomma, è stato possibile accogliere, e spero nel migliore dei modi. Buona giornata a tutti e buona assemblea. Grazie sindaco per le belle parole. Allora io farei il primo atto assembleare, e cioè, segretaria, l'elezione del presidente dell'assemblea, che credo vada, cioè proponiamo il nostro presidente nazionale Antonino Laspina, presidente dell'assemblea elettiva del Comitato Umbria Basilicata. Lo facciamo per acclamazione. Se ci sono voti contrari o astenuti, lo mettiamo agli atti. Non c'è nessuno. Perfetto, allora, fatto questo atto importante, partirei con l'assemblea e quindi con un video che sicuramente ci inorgoglisce da lucani, ma soprattutto da italiani. Giusto, presidente? Father,
fiducia forte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia mia mor. Fiducia forte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia mia mor. Bene. Come avete potuto notare, come penso Vincenzo Salvo a Saverio ha detto stesso che eravamo a Roma, questa interpretazione dell'inno nazionale è stata fatta al 60esimo per i festeggiamenti del 60esimo del nostro comitato nazionale a cura dell'orchestra 131 della Basilicata, diretta dal nostro Pasquale Benchis, il nostro maestro che fra poco ci raggiungerà. Prima di lasciare la parola a Luigi Barbati, presidente comitato Umpli Napoli e componente nazionale del CDA della Fondazione Proloco d'Italia, volevo salutare il nostro segretario nazionale, l'avevo dimenticato, di cui è previsto anche un intervento più avanti, Ignazio Di Giovanna. Gigi, è uscito? Allora, andiamo con il prossimo intervento di scaletta. Gigi c'era, per questo l'ho chiamato un attimo al telefono. Presidente Comitato Regionale Umpli Campania. Saliamo di grado in Campania, Presidente. Andiamo dal provinciale al nazionale. Salutiamo anche l'amico Renzo Mazzeo, Presidente dell'Umpli Benevento, che ci è venuto a trovare. Buongiorno, buongiorno. Anzi, anche buona domenica, ovviamente. E perché la domenica è il giorno della festa, oggi è l'occasione per festeggiare la ripartenza dell'Umpli Basilicata, l'Umpli della Lucania. Abbiamo avuto un momento che ci cercavamo, se stavamo chiamato in Lucania. Bene, allora cari amici, il mio pensiero, oltre che in rappresentanza per quello che svolgo nell'Umpli Campania, è quella di formulare a tutti voi gli auguri perché possa ripartire l'iniziativa, l'attività della organizzazione nostra, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, con il Comitato Regionale della Lucania, perché possa rinascere la speranza, l'organizzazione, possa condividere con il variegato mondo dell'Umpli nazionale, quindi anche con le consorelle, possiamo dire, quindi l'Umpli Campania, l'Umpli Puglia, c'è il mio saluto a Rocco Lauciello, perché in genere credo che una delle cose più importanti che si possa fare è quella di immaginare che ci possa essere una rete dove c'è un interscambio di solidarietà ma anche di esperienze, dove i problemi noi conosciamo, io sono Presidente regionale dell'Umpli Campania, ma la mia origine, il territorio dove provengo, ha molto a che fare con la stessa storia della Lucania. Sono della provincia di Avellino, addirittura dell'entroterra. Quindi abbiamo molte cose in comune. Abbiamo una storia di emigrazione, di abbandono, di desertificazione. Abbiamo la storia anche però della città, del mondo contadino, quello che con le scarpe grosse e con il cervello pieno, ma anche quelli con le mani lunghe del lavoro, del sacrificio e della speranza. Quindi non possiamo prescindere dalla solidarietà, dalla condivisione di modi di essere. Noi siamo di un territorio, quindi dicevo, parlavo dell'esperienza personale, ma complessivamente quella della campagna, noi siamo quindi con la Lucania il luogo dei mille campanili, dei mille paesi, sul Pocuzzo. Siamo dei paesi che conservano la città, la memoria, sono dei paesi che pur nella disperazione a volte dell'abbandono, come per lunghi anni abbiamo vissuto, abbiamo sempre costruito le ragioni per impegnarci e non dell'angoscia, della desolazione interna. E allora, proprio perché abbiamo collegamenti comuni, abbiamo le zone di mare, sia
sullo Ionio che sul Tirreno, nella campagna a tutto il Tirreno, che sono da sé un territorio meraviglioso, con delle fasce costiere eccezionali come lo sono Malatea, Metaponto, il luogo dove è andato spesso al mare, o a Castello dei Tamarini. Bene, allora le affinità debbono più unirci, noi dobbiamo ritrovare le ragioni per cui stare insieme, per le ragioni per condividere progetti che non possono essere combinati all'interno di comuni di confini regionali o provinciali, ma abbiamo l'opportunità anche di fare progetti comuni. Ne avevamo parlato con Rocco Locerno qualche tempo fa, abbiamo alcune esperienze che ci uniscono, e quindi parte di nuovo l'Umbria della Basilicata, meglio strutturata, meglio organizzata, sicuramente nei prossimi mesi, anni, ma spero in brevissimo tempo, consolidata di tante adesioni, di tante partecipazioni, perché possa essere forte, possa essere protagonista di nuove dinamiche nazionali con l'Umbria, le nuove dinamiche che il Presidente nazionale con il suo impegno e la visibilità ha reso possibile. Cari amici della Lucana, qui a Tito, saluto al sindaco in modo particolare, padrone di casa, noi pochi giorni fa abbiamo vissuto a Roma un'esperienza straordinaria. Noi pochi giorni fa abbiamo vissuto la celebrazione dei 60 anni dell'Umbria. Non era una festa fatta in famiglia, ma l'Italia intera si è affacciata a scoprire alle Egide, a Roma, che cos'era l'Umbria. Ministri, parlamentari, mondo della stampa, operatori economici hanno dovuto scoprire, e noi riteniamo con grande orgoglio, una vivacità straordinaria. C'è stata un'esperienza di credito intorno a qualche migliaio di persone, per il Presidente, che ha riempito la sala dell'Hotel Recife a Roma, dove non si è parlato solo di rievocazione e autocelebrazione, ma si è parlato anche delle dinamiche economiche, delle dinamiche del turismo, della post pandemia, si è parlato del terzo settore che ormai è diventato strutturalmente organizzato e quindi anche sul piano legislativo uno strumento per cui identificare chi fa veramente impegno sociale e chi e come lo deve fare in modo da cimentarlo, organizzarlo, strutturarlo meglio. E noi, grazie, io ancora qui lo dico come ho detto qualche giorno fa a Caserta, grazie al protagonismo del Presidente Vastina, alla sua capacità di interfacciarsi con vari aspetti della società nazionale, quindi anche dei segmenti vari di questa società, abbiamo avuto una visibilità notevole con il mondo anche della SIAE, con il Touring Club, con l'associazionismo in genere, con un ministro che a me è piaciuto molto. Sì, una persona mi ha dato l'impressione di un grande rigore morale, di una grande capacità dello sport e della gioventù, mi sembra, vero? Molto bravo. Abbiamo avuto anche protagonisti dello spettacolo, della televisione. Perché vi sto parlando di questo? Per dirvi che mentre in passato eravamo chiusi quasi in un recinto per certi aspetti, negli ultimi tempi stiamo interfacciandoci con la società civile, perché il mondo del provo non è un segmento a sé stante, non è un segmento chiuso della società, ma il mondo del rombo interagisce non solo parlando del monumento, della storia, ma parla anche della tipicità dei prodotti, parla anche dei beni ambientali. Il mondo del rombo nei paesi, nelle città, ovunque, è testimone anche di legalità, di trasparenza. Il mondo del rombo parla di un futuro molto importante, dell'agenda 20 di 30, dell'agenda dell'ONU per la prospettiva della salvaguardia del mondo. Il mondo del rogo parla dell'ambiente, il mondo del rogo, cari amici, attraverso anche le pietanze, attraverso anche la storia delle sagre che spesso molto banalmente vengono liquidate come se fosse una cosa di cui vergognarsi, celebra la tipicità di un territorio. Cari amici, vedo le persone, alcuni con i capelli bianchi, quindi come me, qui c'è ancora, e il mondo del rocco parla del racconto del territorio, che dietro un piatto di pasta fatta a mano, dietro gli insaccati o i formaggi, dietro un modo di essere, un modo di fare, c'è una storia che viene da lontano. È una storia di civiltà, di tradizioni,
e quindi le provoco sono le radici di un passato che non deve morire. Le provoco, cari amici, vedo delle persone giovani, che pure è molto importante che siano presenti, in questa società contemporanea dove c'è disorientamento mentale addirittura, oltre che culturale, dove le sollecitazioni della società consumistica ti spingono a immaginare sempre cose da consumare e non il valore di te stessi, dove in una società dove non si parla molto della persona al centro dei nostri interessi, le provoco sono il radicamento nel territorio. Rappresentano, nel momento in cui fanno una qualsiasi iniziativa, le radici di ognuno di noi. E allora, con questa funzione molto importante, io auguro al candidato presidente e agli uomini e donne che faranno il comitato regionale dell'Umbria e della Lucania tutti i successi che meritano, tutta la vicinanza per quello che mi compete, ma ci sono due presidenti provinciali, forse il terzo, no? E allora, che rappresentano con un ruolo importante, vicepresidente regionale, rappresentanti consigliere nazionale, ecco la nostra vicinanza, perché credo che noi dovremmo percorrere un tratto di strada insieme. Un tratto di strada che, al di là di pensieri diversi che possiamo avere, è un tratto di strada che invece ci rafforzerà nel tempo e farà capire come le strategie non hanno confini, strategie invece sono sempre di risoluzione delle difficoltà. Io mi auguro e sono certo che la nuova classe dirigente si adopererà perché si selezioni sempre gente impegnata, intelligente, non tanto per la vicinanza, la prossimità al potere, ma si selezioni perché hanno un pensiero, hanno un concetto, hanno un progetto da realizzare. Perché solo in questo modo la storia anche delle dottrine politiche e delle organizzazioni politiche ci fa capire che, elaborando strategie, sognando un mondo diverso e impegnandosi per realizzarlo, si possa costruire la speranza. Signori, ragazzi, giovani, nella nostra società, dove spesso c'è più la mortificazione perché non si è, nel senso come immagine che ci propone, l'unica cosa importante è avere la speranza. La speranza ci spinge a camminare, ci spinge a sognare, ci spinge a realizzare tutto ciò che noi potremmo fare. Io mi auguro che la presidenza nuova e tutti noi intorno al comitato regionale dell'Umbria e della Lucania possiamo continuare a sognare e poi realizzare tutte le speranze di questo territorio. Grazie. Visto che il direttore Nicoletti ci dovrà, dopo insomma, facciamo una piccola variazione alla scaletta, cioè l'intervento del direttore generale Nicoletti, prima del suo intervento lanciamo due video che ci tenevamo a far vedere a tutti i presidenti di Proloco di Basilicata. Invito la regia, quindi uno è sui 60 anni che abbiamo sentito e uno è sulla... ufficialmente l'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Quirino Borin è il primo presidente nazionale. Nel solco della sua esperienza seguono anni di entusiasmo e crescita, conquiste e passioni. In questi anni l'UPI contribuisce concretamente a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, promuovere i prodotti tipici e tutte le meraviglie nascoste della nostra splendida Italia. 1962-2021, 60 anni di UPI. Festeggiamo insieme. In Italia sono 6.200 del prologo e conducono 600.000 soci e 300.000 volontari attivi. Un capitale umano che genera ogni anno 25 milioni di ore di lavoro che servono per organizzare e gestire 20.000 sagre e fiere e 90.000 eventi e attività in tutte le regioni italiane. Un impegno finanziato il proprio per il 37%, che produce nel complesso 22 miliardi e 100 milioni di euro di valore economico ed un incommensurabile valore sociale. Le prologhi, infatti, valorizzano la storia, la cultura, il sapere e le tipicità,
permettendo la comunità di riconoscersi e rafforzarsi. Promuovono la valorizzazione del prodotto tipico per la valorizzazione del territorio. Preservano gli antichi mestieri, lavorano per l'ecosostenibilità, favoriscono l'aggregazione e sostengono la cooperazione tra generazioni. Prologo, impegno e responsabilità a servizio del territorio. Allora, come avete capito, il primo video era legato ai nostri 60 anni di storia, il secondo a questa ricerca a cura della CGA di Mestre, che mette in luce anche il valore sociale ed economico delle nostre organizzazioni. Quindi lascio adesso la parola al nostro direttore generale ABT di Basilicata, Antonio Nicoletti, ringraziandolo di nuovo per la sua vicinanza, per la sua presenza oggi e perché in questi anni di mandato ha sempre dimostrato fattivamente, quindi non a parole, una seria attenzione verso quella che è la rete Proloco Umbri di Basilicata, che è riconosciuta anche nella legge 7/2008, che è la legge regionale sul turismo. Direttore, prego. Grazie Franco, grazie per avermi invitato, saluto il presidente dell'Umbri e torno in un luogo che mi ha visto partecipe di un bel momento di partecipazione civica, di una esperienza, credo davvero una best practice nel rapporto fra istituzioni e mondo civile. Siamo nel Cecilia, che è uno dei centri di visione urbana. Questo luogo, così come Casa Cava a Matera, è nato a seguito di una iniziativa dal basso verso l'alto, dicono in inglese bottom up, di partecipazione civica, di coprogettazione, per restituire alla collettività uno spazio dedicato alla creatività giovanile. Perché faccio questo piccolo preambolo? Perché è significativo di una delle caratteristiche degli ultimi anni, insomma, degli anni che hanno portato al 2019 alla capitale europea della cultura, di una molto originale capacità della Basilicata, di questa terra, di saper generare valore collettivo dalla energia che viene dal volontariato, dal terzo settore, dall'associazionismo, dall'impegno civico. Questo modello, che poi il modello che ha generato Matera Capitale Europea della Cultura, un'iniziativa che ha coinvolto i singoli cittadini per tanti anni, che hanno saputo con l'impegno quotidiano dare una visione alla città e creare un'opportunità di sviluppo concreta, è qualcosa che io ritrovo nell'impegno che le tante Proloco d'Italia, visto che oggi parliamo di Umbri e di Basilicata, soprattutto per il mio rapporto con il mondo Proloco, il nostro rapporto come istituzione con il mondo delle Proloco lucane, è un legame che ha un valore che trascende il valore del rapporto amministrativo, che a volte può sembrare arido e freddo nel suo esplicarsi. È invece un rapporto che deve essere generativo di opportunità. Le Proloco, lo dico sempre quando mi capita di intervenire nelle vostre tante iniziative, nei piccoli comuni o nelle città dove operate, le Proloco sono un patrimonio di tutti, sono un patrimonio dei nostri centri. Io oggi porto anche i saluti del presidente Bardi, che non è potuto essere presente, ma come voi ben sapete la Regione Basilicata sta investendo tante risorse oltre l'ordinario
per il recupero dei borghi. Esiste una strategia che sta guardando alle aree interne, alle nostre specificità, per dare opportunità alle aree interne di svilupparsi, ai borghi di intervenire con, penso ad esempio al PNRR, che è stato con un ruolo consistente finanziato con risorse aggiuntive regionali per i progetti di rivitalizzazione dei borghi. Bene, nei borghi i presidi, che sono i nostri primi interlocutori, siete proprio voi, siete voi il prologo, che tenete viva la volontà di studiare, scoprire il nostro patrimonio, qualificarlo, rivitalizzarlo e renderlo funzionale a dei processi che non solo tengono in vita le nostre comunità, ma possono diventare delle opportunità di sviluppo. In tutto questo l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ha un ruolo fondamentale e al vostro fianco vi accompagna nei limiti delle sue possibilità. Noi siamo un piccolo ente che fa tante cose, tante volte fuori regione si sorprendono i nostri omologhi della Puglia o di Arlenit, di altre regioni d'Italia molto più ricche sotto il profilo della promozione turistica, si sorprendono di quante cose riusciamo a fare nella nostra piccola realtà. Quando gli diciamo il numero di dipendenti dell'ABT e le risorse che riusciamo a gestire, posso essere orgoglioso di avere un gruppo di persone che lavora davvero con passione, competenza, al servizio del territorio. Il territorio siete anche voi, la mia presenza qui con un po' di difficoltà testimonia la vicinanza che abbiamo verso il mondo delle Prologo, verso il mondo dell'Umbria, e in tutto questo io faccio gli auguri per i 60 anni di questa associazione di associazioni e gli auguri per il prossimo, per chi verrà eletto, e l'auspicio di poter lavorare sempre in modo proficuo insieme, fianco a fianco, per la nostra Basilicata. Grazie. E intanto ringrazio il direttore per le belle parole che ha rivolto al nostro mondo, che insomma, quando abbiamo un rapporto collaborativo con le istituzioni sicuramente a vantaggio di tutti, e con il dottore Nicoletti questo c'è sempre stato qui in Basilicata, e chiaramente noi dalla nostra parte possiamo dire che insomma, la nostra struttura, l'impegno di tutti i volontari è assolutamente ricambiato come impegno nei vostri confronti, e quindi per tutto quello che saranno le iniziative che verranno fatte dalla vostra struttura, ecco, sapete che avete da parte nostra piena disponibilità, perché ecco, sul territorio ormai con la presenza capillare delle nostre Prologo, dei nostri volontari, ecco, sapete che c'è un punto di riferimento, perché poi le strutture regionali devono per forza, per caduta, per l'accoglienza, per la valorizzazione, ecco, avere un riferimento. Ecco, qua ce l'avete, c'è la presenza di tantissimi volontari che operano anche con il servizio civile, quindi l'apertura sempre è costante, quindi ecco, noi ci siamo a livello regionale, ma ci siamo anche a livello nazionale. Mi dispiace, ecco, che purtroppo ci dovrà lasciare, però intanto la ringraziamo perché ha fatto di tutto per essere qui con noi, lo apprezziamo tantissimo, però ecco, durante la giornata vedrà, ecco, come il mondo lucano sia anche di grande rilievo in ambito nazionale, perché qua ci sono state delle eccellenze locali che si sono distinte in tutti gli ambiti, a cominciare dal maestro Menghise con l'orchestra 131 che ha aperto e che ha onorato la nostra manifestazione che abbiamo fatto a Roma
veramente con un grande rilievo. Manteniamo anche l'artista che ha realizzato l'opera che abbiamo donato al Papa e che abbiamo dato a tutti i nostri ospiti, partendo da viceministri, da ministri, vicepresidente del Consiglio e quant'altro, quindi opera appunto di artista lucano. Fatelo un applauso. Poi dopo lo vedremo meglio, me lo sto anticipando, ma per fare presente quanto la Basilicata è presente anche al di fuori, quanto questo rapporto con il nostro sistema nazionale porta bene. Prima c'era la Prologo di Tricarico, che è stata anche lì protagonista al Carnevale di Venezia, con le maschere antropologiche, e dove anche lì ha rappresentato un pezzo di storia lucano. Per non parlare del 2018, che Matera ha rappresentato in Italia la nostra immagine, portando nelle case di tutti i nostri associati, più di 600.000 associati, la tessera con l'immagine di Matera, capitale europea della cultura. Quindi il legame è molto forte, le attività che si possono fare altrettanto, quindi la ringraziamo e siamo veramente a disposizione dell'assessorato e dell'agenzia che rappresenta per qualsiasi attività. E colgo l'occasione anche per consegnare i nostri libri, che vanno appunto dalla storia, così magari a modo di dare un'occhiata, perché quando si parla di storia, ecco, raccontarla è sempre bella. Noi è stato un momento per rivivere quello che abbiamo fatto, e poi ci sono i dati che prima ha visto nel video, dati che sono dati realizzati dalla CGA di Mestre, quindi con una delle strutture di statistica più importanti d'Italia, che comunque ha sancito quello che è il nostro valore sociale ed economico in Italia. Quindi questo sono i compiti del caso. Avrà un bellissimo articolo, chiaramente pensato per ragazzi, sui carnevali della Basilicata. Quindi vi invito a cercarlo nelle edicole, dovrebbero avere un numero cospicuo di copie. E quindi l'ultimo numero, che credo esca il 30, dovrebbe essere un mercoledì, avrà un articolo sui carnevali, e il primo numero invece del 2023, uscita il 5 gennaio, avrà la seconda storia ambientata in Basilicata. Ve lo dico perché per i vostri figli, per i vostri nipoti, è un'occasione divertente. E quando ho letto l'articolo con le foto che abbiamo fornito noi sui carnevali, ho pensato proprio a me con loro, ho pensato a voi e a quello che fate nei nostri borghi per tenere vive le nostre tradizioni. Quindi grazie, una chicca sul futuro presidente di Basilicata. Io da stamattina lo chiamo quasi presidente, visto che è un candidato unico. Ha la sua più grande passione fuori dal mondo prologo del servizio civile, sono i fumetti, quindi mai più indovinata questa cosa. C'è Rocco Logello e c'è Luigi Barbati, presidente del comitato provinciale Umbri Napoli, e oggi qui in veste di membro del CPA della Fondazione Prologo d'Italia. Buongiorno. Roma. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio Pierfranco per l'invito, porto i saluti del direttore della fondazione, il dottore Bravo. Ritorno qui in questa terra dopo qualche anno, ci senti per
selezione di servizio civile e ci sono stato poi per la seconda volta con la presidente di Prologo portai in gita i miei soci della città di Pienosa, l'antica città di Orazio. Nulla, io sarò molto breve. La fondazione è stata istituita da poco, cresce giorno dopo giorno e come porterò la vostra voce in consiglio che faremo nei prossimi giorni insieme a quello della campagna, cercheremo, perché è l'obiettivo primario, quello di mettere insieme in campo dei progetti da fare insieme per supportare quelle che sono le attività del Prologo, non solo della campagna ma della vicina Basilicata. Quindi vi saluto, vi ringrazio e faccio gli auguri al candidato presidente e al suo consiglio. Grazie. Ecco, vorrei intanto però, così faccio una breve pausa, anche perché dobbiamo dare la possibilità al maestro Pasquale Venghise, che insomma di queste eccellenze lucane rappresenta veramente per noi una grande forza, perché rappresenta il nostro anche direttore artistico e musicale nell'Umbria a livello nazionale, che purtroppo in questi anni si è trovato stretto in una morsa che, come ha dovuto combattere in modo interiore Pierfranco, chiusa in una visione che non lasciava lo spazio di rappresentare quello che erano le eccellenze lucane. Questo solo ed esclusivamente a danno della Basilicata e delle realtà lucane. Però io farei partire questo video e nel frattempo chiamo Pasquale Venghise qui sul palco, perché ecco, lo vorrei ringraziare e lo vorrei ringraziare con quello che lui stesso rappresenta e quello che ha rappresentato, l'emozione che ci ha dato a Roma e che dà chiaramente a tutto il mondo, rappresentando a lui un'eccellenza nazionale. Opere
e prego la regia di mettere le immagini che rappresentano. Vieni. Questo è il ministro Abodi. Sì, questo è il ministro dello sport e dei giovani. Vice Premier Salvini. E questo è l'opera che abbiamo. Sua Santità Papa Francesco. Una bella eccellenza lucana. L'ho scoperto grazie proprio a Tito Sabbia che mi ha donato in un'occasione, fortunatamente, qui un'opera fatta dal maestro. Allora poi l'abbiamo contattato, l'abbiamo sentito e ci ha realizzato questa bellissima opera che adesso lui ci racconta, anche perché vorrei che raccontassi anche quello che rappresenta questa opera che abbiamo donato al Papa, che ha veramente destato il suo interesse, gliel'abbiamo raccontato, è stato veramente molto anche colpito da quella bellissima opera. Un'altra eccellenza lucana che in questo caso ha avuto gli onori di essere rappresentato dal Papa, l'abbiamo consegnato anche a tutti gli ospiti che ci sono stati durante i festeggiamenti del 60° anniversario, quindi dal Vice Premier a tutti i ministri e quant'altro. Ma presentati tu così. Sì, buongiorno, sono Antonio Saluzzi. Niente, prima di descrivere l'opera volevo ringraziare a Vito, soprattutto che è stato il mio contatto con il Presidente, e il maestro Mendes, che è stato il mio maestro dell'epoca quando studiavo un po' al conservatorio, e lui mi portava con la sua macchina a fare le prove con l'orchestra, mi veniva da Genzano, veniva da Cerenzi, mi veniva a prendere, mi portava a fare le prove con l'orchestra e mi riaccompagnava da Cerenzi. Magari se sono questo che sono è anche grazie a lui. Grazie. E non bisogna dimenticare da dove veniamo. È appunto l'opera che ho fatto per Papa Francesco, ha una simbologia inequivocabile che è il 60°, okay? Però ho voluto raffigurare le radici, perché le radici stanno a raffigurare chi siamo, perché non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, perché forse siamo una delle poche nazioni al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. E l'Umbri come nasce? Nasce da questa grande identità italiana, da questo miscuglio, da questo crogiolo di culture. E poi alla fine sopra che c'è? Cioè viene raffigurato il Sacro Cuore. Il Sacro Cuore in arte sacra vuol dire Gesù. A protezione di chi? A protezione dell'Umbri e a protezione dell'Italia. Questo ho voluto raffigurare. Ma tutto questo, se viene descritto, però tutto questo, se viene visto con questi occhi va benissimo, se no altrimenti diventa soltanto un freddo pezzo di metallo. Io questo non l'ho mai fatto nelle mie opere, ho voluto dare sempre un'identità e sempre qualcosa che dobbiamo raffigurare. Raffigurare cosa? Raffigurare la nostra cultura e la nostra identità, questo ho voluto rappresentare. Ti faccio i miei complimenti, e questo è quello che la Basilicata riesce ad esprimere, e lo fa veramente al meglio. E questo è quello che noi dobbiamo fare in questo cammino, così come la Puglia ha rappresentato, grazie al gruppo presente lì quel giorno, rappresentando il folklore, il calore del popolo pugliese, facendo vivere momenti di grande emozione durante la nostra manifestazione, così come hanno fatto gli amici della Sardegna, così come hanno fatto tutti. Ecco, la nostra struttura è questa, è una grande famiglia che riesce a esprimere il meglio, le eccellenze locali, e li porta nei grandi palcoscenici. Su questo dobbiamo lavorare. Grazie.
due ringraziamenti a Rai 3 Basilicata, ma forse sono appena andati via. No, ci siamo. Grazie al caporedattore Cosentino e al giornalista Francesco Bonaduce per essere oggi qui con noi, e grazie anche a un altro giornalista. La vicinanza del servizio pubblico è davvero un grande onore, ma anche un grande onore, perché ci chiama ad essere sempre più professionali. Un grazie anche a Pino Di Mucchio, un altro giornalista che è sempre vicino a lui, al nostro mondo, ed è sempre partecipe. Detto questo, abbiamo parlato dei comitati di Mitro, cerchiamo di stringere perché dobbiamo andare all'elezione, però non abbiamo parlato dei comitati limitrofi ascoltando la Campania, ascoltando la Puglia. Porto i saluti degli amici del Molise, che non sono qui solo per una semplice ragione: hanno l'assemblea regionale anche loro oggi in Molise. Quindi l'amico Simone Di Paolo e la consigliera nazionale Marina Paglione ci salutano, ci augurano un buon lavoro e si scusano per non essere qui con noi, ma intanto ci ha raggiunto qualcuno che se doveva, per quanto tempo ci ha messo, se doveva andare a Milano forse faceva prima, ma lo dico con un sorriso perché siamo vicini di casa praticamente, quindi Antonello Grosso Lavalle, consigliere nazionale del Lombro Calabria, praticamente viva per vedere Marittimo, vedo Malatia sono 20 minuti, solo che io ci ho messo scarse 2 ore a arrivare. Dove ti sei perso, consigliere, dove ti sei perso? Ah, è bello. Siamo giustificati perché c'è una deviazione, il navigatore mi portava tutt'altra la strada. Noi ti ringraziamo proprio per questo, per quanto tempo ci messo, era per ringraziare, sono che sei qui. Saremmo stati preoccupati se arrivava puntuale. Sono qui con piacere, con onore, buongiorno, scusatemi per il ritardo, ovviamente porto il saluto del comitato regionale Calabria e del comitato provinciale che rappresento, che è la provincia di Cosenza. Saluto il presidente nazionale, i colleghi delle regioni limitrofe, così come diceva il presidente regionale, anche la Puglia, Campania, la Sicilia. Insomma, diciamo che siamo in linea su quella che è una logica anche legata al Mediterraneo. Saluto Vito Bardi, saluto le istituzioni presenti. Siamo in linea su quella che è anche un ragionamento un po' più approfondito, più ampio, come diceva il presidente nazionale, legandola a quella che oggi Umbria è una realtà imponente, ben strutturata, con delle responsabilità, con delle professionalità. E la logica, quando io penso al Mezzogiorno, in quanto rappresentante di una regione, così come le altre regioni del Mezzogiorno, che a differenza di parte dell'Italia abbiamo, come dire, partiamo da posizioni un pochino arretrate. Quindi dobbiamo recuperare queste posizioni dietro le quinte, come si suol dire, verificando e valutando quelle che sono le peculiarità, le potenzialità che nel Mezzogiorno e nella fattispecie di Calabria esistono, così come in Basilicata, ma con una logica un po' più ampia, più bassa che quella del Mediterraneo. Questa dovrebbe essere un indirizzo predominante, proprio perché nel Mediterraneo oggi ci sono degli indici che appunto danno una notevole crescita. E mi ricollego anche invitandovi, già fatto al consigliere nazionale Pietro Franco De Marco, con il quale noi abbiamo un rapporto consolidato di dialogo, ma per invitarvi per l'anno 2023 nella città di Cosenza e provincia in quanto capitale del volontariato italiano per l'anno 2023. Un lavoro fatto anche in qualità di componente del CSV della provincia di Cosenza, un lavoro sicuramente egregio, fatto con grande meticolosità e competenza, perché è stata nominata appunto, come dicevo poc'anzi, capitale del volontariato italiano. Quindi l'invito a tutti voi a utilizzare, tra virgolette, questo
questa annualità per approfondire, confrontarci, ma anche per programmare insieme, perché solitamente, forse per, come dire, per una questione non soltanto di distanza, ma si è abituati un po' a guardare singolarmente la propria regione di appartenenza. Noi dobbiamo andare oltre, lo dicevo, guardando il Mediterraneo, guardando anche quello che è il valore del mezzogiorno. E gli apporto ovviamente di bocca al lupo alla nuova dirigenza del Comitato Regionale Basilicata, rafforzando quella che è la volontà di, ecco, noi siamo di micro, siamo vicini, anche se stamattina ho impiegato un po' troppo tempo, ma rinnovando quella che deve essere una logica di cooperazione, di sinergia, siamo vicini, lo diceva il consigliere De Marco, proprio per inserirci in quegli indirizzi che diventano strategici, proprio per rafforzare sia l'una che l'altra regione. Questo deve essere il leitmotiv che ci deve contraddistinguere, ma deve essere anche la logica per guardare sempre più lontano, ma non guardare soltanto a quello che è il nostro campanile, ma guardare a quella che può essere un'azione forte, un'azione determinante, affiancando quella che è la linea guida dell'Umbria nazionale, ma affiancando quella che sono, affiancando e rafforzando quelle che sono le peculiarità di ogni regione. Io consegno un'agenda sia al presidente nazionale che al consigliere nazionale della Basilicata, dove appunto sperimentiamo questa agenda, questo appunto, lanciando quello che, come dicevo in apertura, sarà l'anno 2023 che vede in Cosenza capitale del volontariato italiano. Grazie. Allora, a parte dire che oggi il Consiglio nazionale è ampiamente rappresentato e quindi chiamo un saluto, non è riscaletta, ma Renzo, un saluto ce lo devi fare, il consigliere nazionale Umbri Campania, nonché presidente di Umbri Benevento. Però lasciatemi 30 secondi per dire che sul lavoro di Cosenza capitale del volontariato 2023 il collega Antonello Rossolavallo ha fatto un grandissimo lavoro, perché lui, oltre a essere consigliere nazionale Umbri Calabria e presidente del Comitato Provinciale di Cosenza, ha anche un ruolo molto importante nel CSV del suo territorio, dove è consigliere da tempo e dove è determinante, potrei dire, lo sappiamo bene. È stato presidente del consorzio dell'area dell'Alto Tirreno Cosentino. Insomma, Antonello è un grande professionista, oltre che un bravo dirigente Umbri, e questo lavoro di Cosenza, Antonello, noi, per quanto concerne il mio ruolo in rappresentanza del prologo di Basilicata in Consiglio nazionale, non verrà meno sicuramente. Speriamo subito di sederci al tavolino e pianificare quello che noi come Basilicata possiamo dare alla tua terra, perché è davvero dal cuore i complimenti per questo risultato. Bravo, e facciamolo bene questo 2023. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi trovo impreparato perché non sapevo del mio intervento. Ringrazio il tavolo istituzionale, il presidente nazionale, i presidenti, colleghi, consiglieri nazionali. Il mio è un saluto del prologo del Sacro, un prologo che già hanno visto o rappresentato in questa terra dei Sassi di Matera, quando ci fu il presepe dell'Umbri nel 2017 con circa 50 figuranti della provincia di Benevento. E quindi ancora una volta sono qui a rafforzare la nostra vicinanza e la nostra collaborazione, una profonda collaborazione per il futuro. Un grazie a tutti voi, auguri e in bocca al lupo al neo presidente che a breve penso verrà proclamato da tutti voi. Grazie. Grazie Renzo, e devo dire, ecco, che mi unisco a quanto diceva prima Pierfranco, no? Perché oggi la presenza di tre presidenti regionali, di tre componenti del Consiglio nazionale, di due componenti del Consiglio della Fondazione, del segretario generale, credo che sia abbastanza importante per capire quanto la struttura Umbri
tenda alla Basilicata e quanto tutto questo possa rappresentare un volano per il dopo. Penso Pinuccio Gallo, che del Consiglio è stato per tanti anni un protagonista, sa che significa questo tipo di rapporti tra le varie regioni e tra i vari componenti. E ringrazio anche Pino, con cui abbiamo condiviso 8 anni se non di più di attività in Consiglio nazionale, con un'azione di Pino sempre attenta e sempre molto motivata. Quindi un applauso facciamolo per Pinuccio, che veramente è anche lui un pezzo di storia. Quindi ecco, stare insieme fa sempre bene. Quello che c'è oggi qui ci sarà anche domani, ci sarà dopodomani, perché come diceva bene prima Rocco Lauciello, che è stato sempre a disposizione, sempre a fianco per tutte le iniziative del comitato, e veramente lo ringrazio io a nome mio personale di rappresentante di tutte le Proloco, ma penso che lo farà poi dopo anche Vito, perché la disponibilità confermata e accresciuta di questo rapporto così intenso, che nasce chiaramente dal lavoro di Antonio ai tempi, e penso che sia importante, perché il nostro lavoro lo dobbiamo fare sempre guardandoci a fianco e magari sapendo che ci sono persone anche più grandi, più preparate, che hanno altro da darci e che ci possono aiutare a crescere ancora di più. Quindi grazie a tutti i componenti che sono qui presenti, è importante che questo rapporto sia sempre più accresciuto. Bene Presidente, grazie per queste parole. Salutiamo anche le due amiche che sono qui con i rappresentanti degli altri regioni, che sono la giornalista Nicoletta Roselli, ufficio stampa Umbri Cosenza, e l'amica Ramona Del Viole, segretaria del Comitato Regionale Umbri Campania. Grazie anche per la vostra presenza e partecipazione. Ruolo? Mi sfugge il nome. Gerardo Strippo, Giunta, vicepresidente, è giusto, lo conoscendo, è accompagnato dal vicepresidente del Consiglio della Giunta di Umbri Puglia, non la Giunta, Basilicata non siamo abituati. Gerardo Strippoli, grazie Gerardo per essere con noi, mi sfuggiva tutto, chiedo scusa. Andiamo avanti con gli ultimi due interventi e poi verso l'assemblea elettiva, in cui vorremmo, nel rispetto un po' dei tempi, anche gli interventi dei presidenti delle Proloco, perché l'assemblea è delle Proloco di Basilicata. Devi dire una cosa più. Okay. L'ultimo intervento in scaletta e poi lasciamo il tavolo all'assemblea, Ignazio Di Giovanna, segretario nazionale Umbri, avvocato, che ci parlerà un po' delle opportunità che la nostra rete, perché Umbri è una delle reti nazionali riconosciute nella riforma del terzo settore, le opportunità che può dare alle singole Proloco e ai comitati periferici. Sì, grazie Franco, grazie anche a Saverio e a tutte le Proloco della Basilicata per l'invito, e comunque il piacere sempre di ritrovarsi fra amici, e credo che anche io sono già un po' la mia scaletta, perché non voglio rubare più tempo a un passaggio che credo insomma sia ormai giunto il momento di compiere. Voglio partire solo da tre concetti che credo possano anche racchiudere un po' il significato della presenza di una grande fetta della dirigenza nazionale dell'Umbria, per partire quindi dal concetto di emozione. Vivere emozioni come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi mesi anche con gli amici della Basilicata, quindi con tutto il gruppo dirigente che aveva fatto seguito un po' a quel disastro, purtroppo anche volontario, devo dire, perché il disastro può essere anche involontario, ci sono le calamità naturali, sono disastri involontari. Quello che è successo invece in Basilicata era un disastro volontario. Quindi questo ci ha fatto vivere
e farmi vivere anche delle emozioni che credo siano anche il significato della presenza oggi qui. Con voi abbiamo voluto condividere un percorso, abbiamo voluto arrivare a questo percorso. Ieri poco parlando in macchina con Gigi, dicevamo tante volte a volte il nostro ruolo è quello di intervenire nelle emergenze, la figura del segretario generale, ma anche così, di tanti altri dirigenti che a volte operano per il bene del proprio, è quello proprio di intervenire quando c'è bisogno. La Basilicata ha avuto un momento di bisogno, il momento di ripartire con una persona che stimo, che conosco ormai da qualche mese o forse anche qualche anno, con cui ci siamo già conosciuti, quindi questo sarà sicuramente un momento importante per ripartire e per ripartire con tutte quelle opportunità, tutte quelle occasioni che sicuramente del proprio hanno a disposizione. Un concetto importante anche quello che ha espresso, mi è piaciuto, e questo lo ringrazio tanto per il suo intervento, pure l'intervento dell'amico Rocco, che ha voluto sottolineare l'aspetto della solidarietà. Cioè siamo una famiglia dove dobbiamo cercare di essere solidari l'uno con l'altro, dove il bisogno dell'altro deve significare anche il bisogno nostro, e questo sicuramente è un passaggio molto importante e che dobbiamo prendere esempio anche per altre occasioni, per altre situazioni che spero non si verifichino in altre parti d'Italia, ma che purtroppo a volte avvengono. E infine il concetto di sussidiarietà. Il momento particolare che non abbiamo vissuto mai, forse noi quasi negli ultimi 2 anni, da quando la riforma del terzo settore ci ha messo alla prova, come Proloco, ci ha messo alla prova come Umbri, come rete associativa, ben diceva il Presidente quando sottolineava l'aspetto che comunque l'Umbri ormai rappresenta la prima rete associativa nazionale, una rete associativa di promozione sociale, questo è un'ulteriore qualifica di privilegio, credo che le Proloco debbono riuscire anche a, a portare come simbolo anche nei confronti di altre entità o di altre pseudo-entità che credono di poter crescere alla luce e sul lavoro che le Proloco hanno svolto in tutti questi 60 anni, ma che sicuramente ci divide appunto 60 anni di attività, 60 anni di servizio, 60 anni di volontà di crescere. E credo che l'evento del 3-4 dicembre che a Roma ci ha visti come veramente un momento di confronto ma anche di crescita, di voler far sentire agli altri fuori dalle Proloco, fuori dall'Umbri, la forza appunto che le Proloco hanno nei territori e nel ruolo che svolgono nei territori, credo che sia molto importante. Dicevo sussidiarietà perché la riforma, questo è solo un piccolo flash perché non voglio togliere altro tempo che già siamo oltre, credo, anche i tempi disponibili, e la sussidiarietà e quindi il concetto della riforma è proprio quello di cercare di dare spunto, di dare opportunità per tutto quello che significa appunto il rapporto non soltanto fra le Proloco ma soprattutto nel rapporto con cui le Proloco vivono nei territori. Quindi riferisco in particolare al rapporto con le pubbliche amministrazioni, perché è questo a cui dobbiamo attualmente far fronte e questo è quello per cui la riforma ci chiama ad essere delle entità, cosiddetti enti del suo settore, perché questo è il concetto che ha voluto la riforma e che vuole la riforma. Quindi è importante tenere conto di quelle che sono le linee che l'Umbri giornalmente, con a volte anche credetemi, con fatica, riusciamo a far percepire alle nostre Proloco, perché come tutte le riforme a volte è difficile percepire il cambiamento, accettare il cambiamento. Però questo è un cambiamento che ci migliora, che ci fa crescere, che ci rende sicuramente più forti e solidali l'uno con l'altro, ma soprattutto ci rende anche capaci di poterci confrontare con chi oggi è il nostro interlocutore e ripeto in particolare la pubblica amministrazione. Quindi non spaventiamoci di una riforma che ormai ci vede camminare insomma con una certa velocità. Quindi è importante il discorso delle maiuscole, è importante che comunque ci sentiamo anche partecipi degli strumenti che l'Umbri mette a disposizione, e questo mi auguro insomma possa essere veramente un momento di crescita che ci deve appunto far partire e soprattutto far andare oltre quelle che sono le nostre stesse a volte potenzialità che noi stesse a volte non conosciamo di confermo. Quindi grazie ancora per la vostra partecipazione e soprattutto l'occasione attualmente per poi gli auguri al mio Presidente, lo faremo dopo quando sarà veramente
proclamato, mi auguro insomma come giusto che sia, presidente, ma soprattutto gli auguri di un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri associati naturalmente, e questo quindi l'auspicio anche che il 2023 ci veda ancora più prologo. Grazie ancora. Grazie. Un flash sul nessun titolo per integrare niente, però una cosa che per esempio abbiamo messo da parte in Basilicata, Lino, tra le varie che abbiamo purtroppo occasioni perse, ce n'è una che però possiamo recuperare nell'immediato, è l'utilizzo del Maiuri, che è un portale che non a caso si lega con tutto quello che ha detto Ignazio, che ci dà l'opportunità, a parte di gestire la prologo, quindi a livello di segreteria in modo più snello e facilitato, e oltre che universale, nel senso che tu puoi avere tutti i documenti della prologo a Tito, come a Calciano, come a Figliano, o come a Milano, ma ti dà dei servizi legati in particolare al servizio civile universale e a proprio la riforma del terzo settore, che altrimenti si dovrebbero fare in modo autonomo e sicuramente meno semplicissimo e soprattutto con rischio di errore, mentre qui non abbiamo rischio di errore, si chiama al massimo la segreteria e si vede l'operazione da fare. Allora, facciamo un applauso a Pier Franco che ha ben diretto questa parte dell'assemblea. Facciamo un applauso a Saveria Catene che ha ben diretto in questo momento così delicato, veramente brava, perché si è trovata veramente un po' spiazzata da questa situazione, però veramente si è immediatamente messa a disposizione e si è anche calata subito nella sua carica. Bene, e allora andiamo avanti, così possiamo procedere con le attività previste da questa giornata, che saranno anche molto brevi. Buongiorno, salve, sono Serena Griego, rappresento la prologo del Monte da scarsi 2 anni, quindi sicuramente voi sarete molto più esperti e più preparati di quello che posso, diciamo, riportarvi io oggi qui. Non posso che raccontarvi semplicemente, giusto in 2 parole, quella che dalla mia esperienza, a prescindere dai rapporti che ci sono stati fino ad oggi con l'Umbli, la seconda persona, io sono stata eletta scarsi 2 anni fa, come vi dicevo, la seconda persona che mi ha contattato è stato appunto Vito Salvia, dove mi ha chiamato per dirmi: guarda Serena, per qualsiasi problema non ti preoccupare, io ci sono, noi ci siamo. Quindi questo appunto è il bello, diciamo, delle prologo. L'unica cosa che chiedo appunto al Comitato regionale è di coinvolgerci un po' di più, anche perché noi avremmo comunque sostenuto a prescindere la candidatura di Vito Salvia, e magari a mio parere mi avrebbe fatto piacere, diciamo, aver appreso la notizia anche un po' prima, perché come dico, cioè come vi ripeto, io anche ho una grande stima nei confronti di Vito, quindi magari l'avremmo potuto anche noi sostenere. E un'ultima cosa volevo dire, che se noi oggi siamo qui è perché crediamo davvero nell'Unione Nazionale dell'Umbria, proprio nell'Umbria. Crediamo in tutto quello che avete fatto e quindi, cioè, è inutile ancora parlare di tutto il resto. Bravissimo. E complimenti, questo è lo spirito con cui dobbiamo andare avanti. Se con questo intervento finiamo questo giro di belle proposte, ecco, credo mi faccia molto piacere e credo che sia anche uno stimolo bellissimo per chi dovrà affrontare questo cammino. Allora, ci accingiamo a questo punto ad arrivare al momento clou della giornata. Allora io lascio la parola qui all'organo che si è occupato di fare tutta la verifica delle attività preelettorali, così poi ci porta direttamente alla fase settima. Grazie. Grazie Presidente. Allora, giusto 2 parole, io faccio parte della prologo di Castel Saraceno, ovviamente ringrazio Vito per la sua candidatura, lo conosco da un po' di anni, sia lui che Pierfranco, quindi è anche l'amicizia mi lega a loro in particolar modo. Ma oggi sono qua in qualità di Presidente della Commissione Verifica Poteri, che ci siamo riuniti il 12 dicembre insieme al dottor Antonio Gallo e al signor Michele Scolasulto,
abbiamo verificato la regolarità di tutti i documenti, sia della candidatura di Vito e del prologo che sostenevano la sua candidatura, e preso atto anche della presenza di 33 prologo aventi diritto di voto, se non ci sono osservazioni da parte dei presenti, direi che si può procedere con la votazione. Quindi do la parola al presidente Lino Larsina. Bravissimo, veramente. Funziona così, dà prova di grande efficienza, mi fa piacere, così si va avanti. Allora, visto che tutto è stato fatto in piena regolarità, visto che abbiamo un unico candidato che magari intanto invito qui sul palco per fare una sua presentazione e dopodiché passiamo alla proclamazione. Eccolo qua, Vito. Vai tu con una tua breve presentazione, o se vuoi fare un discorso io magari ti faccio prima la proclamazione e poi dopo andiamo. Bene, allora, visto che c'è una sola persona, onde evitare di allungare un pochettino i termini, possiamo procedere per acclamazione alla sua elezione, quindi magari se tutti siete d'accordo con questa procedura, con un bel applauso. Collaborato e credo che sia veramente la persona giusta nel momento giusto, perché sobrietà, professionalità e senso di appartenenza lo contraddistinguono in pieno, e lo abbiamo visto dai giovani ai meno giovani e a tutta la struttura. Ha bisogno di questa figura di riferimento, una figura che possa essere inclusiva e non divisiva, che possa essere di raccordo tra il regionale e il nazionale, che possa fare da ponte per tutte queste nostre attività. Io credo che lui da solo, è chiaro che non potrà risolvere tutti i problemi del comitato, ma ha bisogno di una grande squadra, e quando io parlo di una grande squadra chiaramente parlo del consiglio che già è in carica, che ringrazio, che saluto e che voglio anche che siano qui sul palco, da Michele, Saveria, Pierfranco, da consigliere nazionale, già ecco lei è presente qui, così date Rocco, perdonami, non ti vedevo, non so se c'è qualche altro del comitato qui presente, credo che la vostra presenza a fianco di Vito è indispensabile, perché è la squadra che funziona, ma non sono solo loro che dovranno lavorare, ma siete tutti, ognuno di voi è un pezzo di un puzzle che dobbiamo sempre continuare a comporre, e la vostra azione, i vostri vari interventi, le istanze, mettetele a disposizione, ma lavoriamo tutti, perché lavoriamo tutti per la stessa squadra. Non aspettiamo che siano gli altri a fare, perché qui non c'è differenza tra presidente regionale, presidente nazionale, presidente di prologo. Siamo tutti qua nella stessa squadra e ognuno di noi deve dare il proprio apporto. Non c'è differenza, anche perché abbiamo un elemento che ci contraddistingue in tutto questo, è lo stipendio, è uguale per tutti. Non abbiamo differenziazioni
di stipendio, quindi non c'è un ruolo. Allora io mi onoro di rappresentarvi tutti a livello nazionale, cerco di farlo al meglio, ma ogni componente qui è un elemento fondamentale e indispensabile della squadra, della famiglia, non ci sono differenze, quindi se ci sono iniziative da portare, se ci sono azioni da fare, ci alziamo, la condividiamo e la facciamo senza nessuna esclusione, non ci sarà nessuno, vi diranno fermo, non fare, no, ecco, venite, facciamolo insieme, questa è la forza che dobbiamo avere. Ci sarà Vito a fare da ponte, da trattore, ma tutti dobbiamo essere pronti per questa sfida. Vito, adesso a te la parola, al grande in bocca al lupo, la Basilicata ti sostiene, tutti ti sostiene, tutti i comitati ti sostengono, quindi puoi stare tranquillo con le spalle coperte e con tanta buona volontà, sappiamo che farai un grande lavoro. Grazie Presidente. Grazie, un saluto a tutti voi, donne e uomini di Prologo, un saluto a tutti i dirigenti umbri, locali, regionali, nazionali e tutte le autorità presenti che sono andati via. Perdonatemi se vi ruberò qualche minuto. Spesso si usa dire che si è avverato un sogno quando di fronte a un desiderio che pensiamo sia impossibile, che non riuscirai mai a farcela. Poi succede che esso diventa reale nella tua esistenza e si prova una meravigliosa sensazione perché ce l'hai fatta. A me oggi sta succedendo una cosa superiore a ciò. Si avvera un sogno bellissimo, però vi devo testimoniare che io non ho mai fatto. Nel senso che non avevo aspirazioni, però altre persone hanno sognato per me. Pertanto ringrazio di cuore i componenti del Comitato Prologo Umbro di Basilicata, tutti i dirigenti, il consigliere nazionale, che hanno pensato a me come candidato alla presidenza, la presidente della mia Prologo di Filiano per aver sottoscritto la mia candidatura, i voi presidenti delle diverse Prologo Lucane che l'hanno sostenuta, e voi tutti che, per acclamazione, avete approvato che il sottoscritto abbia titolo a diventare il Presidente delle Prologo Umbre Basilicane. Oggi, domenica 18 dicembre 2022, a Tito, io mi accingo ad assumere un ruolo estremamente importante, quello di presiedere per i prossimi 2 anni circa l'Umbre Basilicata. Mi accingo a rappresentare circa 100 prologo lucane, qualche migliaio di volontari che organizzano centinaia di eventi che promuovono la cultura, il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, i prodotti tipici che creano flussi turistici che permettono a migliaia di cittadini di stare bene insieme. Non pensate che non sia emozionato o preoccupato, lo sono sicuramente, non potrebbe essere altrimenti, vista l'importanza del ruolo che mi accingo a ricoprire, ma soprattutto vista l'importanza delle prologo oggigiorno nella nostra società. Ma la preoccupazione da domani si trasformerà in determinazione e sarà pronto insieme a tutti voi a iniziare questo percorso che sicuramente ci porterà lontano, ci porterà dove abbiamo il nostro posto, un posto che la società di domani e forse già quella di oggi ci riserverà. Perché abbiamo lavorato bene, onestamente, con parsimonia e dedizione, perché abbiamo saputo superare momenti bui e tempestosi, un po' come succede nella vita di ciascuno di noi. In fondo le prologo non sono altro che la somma della storia di tante persone, di voi, che si sono unite con uno scopo, un progetto, un desiderio, fare qualcosa per gli altri e anche per se stessi. E per questo io mi chiedo, perché sono qui oggi? Sono qui perché nel mio paese, Filiano, nel 1987, se qualcuno voleva fare qualcosa per se stesso e per gli altri, la Prologo ci rappresentò un ottimo modo. Sono socio fondatore, tra i 10 soci fondatori della Prologo di Filiano.
Sono qui perché circa 30 anni più o meno ho scelto di avvicinarmi al Gumpi per capire se in questa associazione ci fosse un posto anche per me in cui sarei potuto essere utile. Sono qui perché nelle Prologo ho trovato uomini e donne sinceri, onesti, creativi, determinati, altruisti e generosi. Sono qui perché di fronte a un momento problematico per l'Umbria e Basilicata, tutto il Consiglio mi ha dato fiducia. Sono qui perché ho fatto delle scelte che mi permetteranno di poter dedicare il tempo necessario per svolgere questo delicato e prestigioso ruolo. Sono qui perché mi sento in un ambiente in cui le parole come amicizia, rispetto, valore, valore umano hanno ancora un tangibile significato. Sono qui perché vedo in voi e in tutti i volontari delle Prologhe della Basilicata il desiderio di crescere. Sono qui perché da domani lavorerò insieme a voi, vivrò i vostri problemi, sarò con voi a risolvere le difficoltà che inevitabilmente incontreremo. Perché siamo qui tutti noi oggi? Oggi qui noi siamo perché abbiamo capito che solo attraverso una forte unione potremo ottenere giusti riconoscimenti. La grande forza dell'Umbria è appunto l'unione, e cioè l'unità di intenti di persone provenienti da ambiti lavorativi, geografici, storici e culturali diversi. E questa unione si esprime anche con l'adesione all'Umbria attraverso la tessera del socio, in cui c'è l'assenza di chi riceve, di chi la riceve. Ed è, secondo me, il simbolo identitario del socio prologo, in cui ci riconosciamo tutti. Oggi siamo qui perché siamo consapevoli dell'importanza che le nostre prologo hanno per i comuni, le province e la regione. Noi siamo gente che ogni settimana scende in piazza, si espone, lavora per far conoscere il proprio paese, valorizzare le bellezze del luogo, recuperare tradizioni e prodotti tipici che si stanno perdendo. Ma non scendiamo in piazza per innalzare bandiere colorate. Essere sopra le parti e pronti a collaborare con l'amministrazione locale e la realtà del territorio è la nostra forza. Noi siamo una forza aggregante e non disgregante. Noi siamo prologo. Oggi siamo qui perché vogliamo che il nostro contributo alla società sia riconosciuto e valorizzato. Infatti, le Prologo sono le sentinelle di tanti luoghi italiani e ne rappresentano una difesa immunitaria. Noi siamo animatori che ci mettono l'anima e restituiscono l'anima dei territori, con l'intento, soprattutto, che i nostri luoghi diventino fonte di opportunità. In questi 35 anni di Prologo, ho imparato che i paesi della Basilicata si raccontano attraverso gli occhi, il lavoro e la passione dei volontari Prologo. E attraverso questo impegno, le esperienze che facciamo ogni giorno, a contatto con i nostri concittadini, abbiamo potuto condividere alcune questioni importanti che hanno caratterizzato il lavoro del Comitato Prologo Umbria Basilicata nei suoi 36 anni di vita. Oggi siamo qui perché finalmente, da qualche anno, il Parlamento ha approvato una legge che riconosce il terzo settore in cui le Prologo fanno parte. Comprendo bene le paure delle nostre Prologo riguardo gli adempimenti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, denominato RUNS. Però si tratta di un passo burocratico che rappresenta uno scatto culturale in avanti. Si tratta non solo di quantità, ma anche e soprattutto di qualità. Essere ETS è un'opportunità, è una scelta di trasparenza. Però ricordiamoci bene che il terzo settore va vissuto in pieno, non basta entrarci. Dobbiamo concepire che vi è un cambio, possiamo dire, di paradigma, cioè si passa alla cooperazione, alla logica della rete, nella stessa rete noi e fra rete e istituzioni. Essere del RUNS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rappresenta, e lo sottolineo, rappresenta il valore identitario delle Prologo, in quanto la Prologo da adesso in poi non avrà necessità più di presentarsi. È chiaro il suo lavoro, è ben definito.
Oggi siamo qui perché crediamo che il volontariato, l'associazionismo e la coesione sociale rappresenterà il futuro per l'Italia. L'UMPLI fa sì che il mondo delle pro loco sia valorizzato per quello che è, soprattutto promuovendo le manifestazioni che le singole associazioni organizzano, ma bisogna battere soprattutto sull'utilità sociale che le stesse rivestano all'interno dei comuni e nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Siamo qui oggi perché abbiamo capito ormai che le nostre manifestazioni creano sia PIL, prodotto interno lordo, ma come qualcuno ha detto anche PIL, benessere interno lordo. Infatti le pro loco sono il centro della vita sociale di molte comunità locali e di conseguenza molte delle risorse economiche vengono gestite all'interno di questa struttura dalla forte vocazione aggregata, dal turismo enogastronomico a quello minore, dagli spettacoli di musica, arti popolari, le serate danzanti. Le pro loco sono teatro di un'infinità di micro e macro manifestazioni che, ribadisco, generano un importante indotto economico. Oggi noi siamo qui perché sappiamo che le nostre innumerevoli iniziative, con le nostre innumerevoli iniziative, diamo a tutti in qual modo l'opportunità di stare bene insieme. Se tutti ci cercano, se tutti pensano alle pro loco come possibili partner affidabili, vorrà dire che le nostre associazioni, al di là di tutto, sono associazioni di valore che garantiscono un ritorno, spesso anche economico, importante. Oggi siamo qui perché sappiamo che vogliamo un paese diverso, un paese onesto, trasparente, solidale e siamo pronti in tal senso a dare il nostro contributo. I numeri sono importanti, ma la differenza passa, secondo me, attraverso altri parametri che con il freddo e insensibile calcolo forse non c'entrano nulla. La valutazione di un movimento, a mio modo di vedere, va fatta soprattutto sulla qualità. Qualità intesa come capacità di essere. Noi non possiamo, non dobbiamo avere l'ambizione quella di fare una mera incetta di prologo. No, questo non è il modo in cui si costruisce. In questo noi ci differenziamo. Siamo un'associazione che ha un'anima. È legittimo avere preoccupazioni per le prologhi che potrebbero lasciare l'Umbria. È tutto da vedere. Però io ritengo, se uno non sta bene, alla fine è giusto che lasci. Un solo dispiacere avrei, che quando ci si lascia non ci si saluta come amici. Fermo restando che le porte dell'Umbria e dell'Umbria Basilicata sono sempre aperte. Noi dobbiamo battere sulle condizioni per cui voi qui e soprattutto quelli che sono in essere di un possibile allontanamento abbiano motivo di rimanere. E quindi io mi impegno con il comitato all'assunzione di alcuni progetti, diciamo così, di alcuni percorsi da compiere, assistenza e formazione costante giornaliera, in questo al fine di aiutarvi a svolgere al meglio la vostra missione che è definita dallo statuto. È stato già fatto in questi mesi attraverso la Presidente facente funzione e tutto il comitato, e cioè assistervi nel processo di transizione e di adeguamento degli statuti in virtù della confusione che si è creata fino all'inserimento sul registro regionale LUNS, annullando ogni problematica legata alla mancanza di informazioni. Non è colpa vostra, non è colpa dell'ecologo, è mancata informazione adeguata, pertinente. Un altro percorso che intendo intraprendere è la formazione di residenti volontari pubblici sulla gestione ordinata, che possa andare da quella fiscale amministrativa a quella dell'organizzazione di eventi. Si è stati deficitari in questo. Impegno mio, è un argomento a cui ci tengo molto, non sarà così in futuro.
la formazione per operatori e volontari impegnati nel servizio civile. È un'altra cosa a cui ci tengo, io credo, siccome siete presidenti attenti, avete avuto modo di valutare, spero, il cambio di passo, e su questo rispondo alla sollecitazione di Pino, lo cercavo, non lo vedevo, sono un po'... penso al proprio dovere, non più parterre ma sostanza, a beneficio in questo caso dei volontari. Quindi un minimo di risposta, diciamo, ti ho anticipato un dato già in passato, ma sarà ancora maggiore. Oggi siamo qui perché possiamo gridare a gran voce che i contributi che vengono concessi alla Pre-Loco rappresentano un investimento per e sul territorio. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà della finanza pubblica, però in questo momento, soprattutto storico, dobbiamo batterci e ci batteremo per far sì che il riconoscimento del nostro movimento continui anche attraverso un corposo sostegno economico, come è previsto dalla legge già citata numero 7 del 2008. Però dobbiamo contestualmente organizzarci per evitare che il nostro ruolo sia totalmente messo in discussione dalle montagne russe dei bilanci pubblici. In poche parole, questo voglio dire, come diceva un vecchio proverbio, dobbiamo anche far fuoco con la nostra legna. Non possiamo rinunciare al nostro ruolo solo perché un contributo è deficitario. Le istituzioni devono capire che se danno qualcosa alle provoca, e in questo sarà anche un impegno personale a portare all'attenzione delle istituzioni, dicevo che se danno qualcosa alle provoca sotto forma di aiuti di carattere economico, ma anche sotto forma di semplice semplificazione di quello che possiamo indicare come una parte burocratica, con i suoi mille obblighi, controlli, adempimenti, scartoffi, come vediamo, a guadagnare anche sotto forma di concreto risparmio in euro sarà esclusivamente la comunità tutta. Oggi siamo qui perché difendendo la cultura locale e il patrimonio culturale immateriale, noi difendiamo le nostre radici. Difendiamo le nostre radici e le nostre tradizioni perché prima di prendercela con qualcuno che ce le vuole cancellare, dobbiamo essere certi di non essere noi i primi a cancellarle anche con una semplice disattenzione. Oggi siamo qui perché vogliamo professare una nuova filosofia, l'avete detto in molti. E qual è? È quella del noi, che è antitetica e antagonista a quella a volte dilagante dell'io. Dobbiamo perseguire le nostre finalità di qualità, qualità intese come qualità esistenziale, tenendo sempre a mente che una meta può essere raggiunta solo se ci sono le gambe per camminare. Un treno raggiunge la stazione solo se ci sono i binari. E ribadisco, e ci tengo molto, anche un concetto che più di qualcuno in precedenza ha sottolineato, il miglior progetto per tutti noi è quello di creare prima una famiglia, poi tutto si risolve. Siamo qui anche per non dimenticarci chi siamo, ovvero uomini e donne volontari di Pre-Loco che credono nel loro paese, consapevoli che il nostro ottimismo e il nostro buon umore sono contagiosi e che in fondo un problema percepito in modo differente non è più un problema. Questo è anche la nostra missione, e cioè far vedere le cose in modo differente con una visione positiva. Mi hanno insegnato negli anni che il vero successo non è tanto quanti gradini sali tu, ma quanti gradini riesci a far salire chi ti sta accanto. Su ciò io mi misurerò e vi prometto di farlo partendo dall'attenzione alle Pre-Loco piccole. Un concetto già detto, ma lo ribadisco: se va bene a loro, va bene per tutte le Pre-Loco di Basilicata. E mi avvio alla conclusione. In questo cammino saranno essenziali e pienamente coinvolti tutti i consiglieri e volontari
dell'Umbria Basilicata, tenendo in considerazione le rispettive competenze e le proprie disponibilità di tempo. Consiglio che vorrei anche io nominare, partendo dalla Presidente facente funzione Saverio Catena, che si è spesa molto in questi mesi di difficoltà enormi che ho potuto toccare con mano, il consigliere Michele Zuardi, la consigliera, anche segretaria Rosa Fortunato, il consigliere Rocco Deliccio, il consigliere Rocco Stasi, e permettetemi anche di ringraziare un consigliere che purtroppo mi è stato detto ha fatto giungere le sue dimissioni qualche giorno fa, e cioè Antonio Verbagnano. Ringraziare anche il consigliere nazionale Umbria Basilicata, l'amico Perfano De Marco, in cui gli ho sempre riconosciuto in passato, ma li riconosciamo tutti, di aver portato sempre, di essere sempre stato presente, di aver portato la nostra regione all'attenzione in modo ottimale dell'organismo nazionale. Ringrazio anche i collegi, Vincenzo Lo Sasso come riferimento per il Collegio dei Revisori dei Conti e Rocchina Rossana Santoro come Presidente del Collegio dei Provvivieri. Gli ultimi ringraziamenti li riservo agli ospiti. Ospiti ormai fino a poco tempo fa, adesso siete come sempre anche appartenendo alla nostra famiglia. Comincio con il Presidente nazionale Antonino Laspina, che non ha fatto mai mancare il sostegno in passato e che non gli è stata data la possibilità. Lui lo avrebbe fatto ben volentieri anche in questi 2 o 3 anni precedenti. Con lui ovviamente tutto il Consiglio, la Giunta nazionale. Un grazie al segretario nazionale Ignazio Di Giovanni per l'assistenza continua che offre a tutte le prove d'Italia, e noi l'abbiamo toccata come prove di Basilicata soprattutto in questo periodo. A nome di tutto lo staff nazionale, il collaboratore Antonio Trovato e Sara Cavallaro, che quando non rispondono tranquillamente dopo 5 minuti mi chiamano loro. Vorrei ringraziare, io mi sento personalmente molto onorato della presenza del Presidente del Umbri Puglia, Rocco Lauciello, in cui ho avuto modo di apprezzare umanità, disponibilità, capacità nel viaggio con cui abbiamo fatto insieme a Roma, e di cui lo ringrazio. Con lui ringrazio anche il dirigente a fianco, perdonatemi, non ricordo il nome, Strippoli, chiedo scusa. Ringrazio il presidente dell'Umbria Campania, Tony Lucido, con tutti i suoi collaboratori, Michele, aiutatemi, Mazzeo, ok. E poi ringrazio Antonella Rossa Lavalle in rappresentanza dell'Umbria Calabria, porta i miei saluti al Presidente. Io chiudo, sono emozionatissimo, chiudo con questo: avete avuto tutti un attestato di stima verso i miei confronti. Io spero solo in questi 2 anni di meritarveli tutti, ci metterò l'impegno. Se cadrò qualche volta, sono sicuro che mi aiuterete a risollevarmi, ma questo sarà possibile e sicuramente faremo un bel lavoro con la squadra del Consiglio Umbria Basilicata, con il supporto e l'amicizia dell'Umbria Nazionale e con il supporto e l'amicizia del
dei vari comitati umbri, a partire dalle regioni limitrofe, con cui sicuramente avremo modo di interfacciarci per organizzare iniziative valide al beneficio dell'ecologo locale, al beneficio dell'ecologo di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e via dicendo. Chiudo e vi saluto. Viva l'ecologo, viva l'ecologo.